Ciao Bettes.it, sorrido perché mi hanno appena comunicato del nuovo refuso, del nuovo grande refuso. Spot the refuso in Bohemian Rhapsody, che è contro di Corbyn, è diventato closer di Mike Nichols. Sì. Il film dove Ian Curtis è interpretato da Jude Law e viene fotografato da Julia Roberts, che poi se lo vuole scopare. E ok, mi piacciono sempre questi refusi. Quanti refusi farò in questa video recensione di Ovunque proteggimi di Bonifacio Angius, un regista sardo che mi piace moltissimo e che ha fatto un film veramente bello. Come non ho amato Ride di Valerio Mastandrea in concorso a Torino, ho adorato questo Ovunque proteggimi fuori concorso al Torino Film Festival. Esce in sala adesso. È una bomba perché ci sono due disadattati, è una rabbia non più giovane, è una rabbia vecchia. Perché e unisce poi due personaggi molto affascinanti anche da vedere. Lui è un po' un Tony Pisapia, c'è cioè un movimento di macchina che mi ricordo moltissimo, appunto, le cose bellissime che faceva Paolo Sorrentino con Servillo in L'Uomo in Più, ovviamente Tony Pisapia. E quindi siamo tutti dei cantanti sfigati. Il massimo della sfiga per Tony Pisapia era quella famosa serata in Abruzzo, che volete che vi dica, datemi sta trota. La sfiga del nostro eroe è quella di esibirsi in Sardegna, ma sempre con concertini sempre più scrausi e sempre con meno entusiasmo anche da parte del suo sodale musicista. Quindi è un film di musica, un po' come Bohemian Rhapsody e un po' come L'Uomo in Più di Paolo Sorrentino. E vediamo quest'uomo bellissimo che ha questo stacco d'occhio all'Alfred Molina, me l'ha ricordato moltissimo. E poi è vestito un po' come il Frank Silva che faceva Bob in Twin Peaks. È tutto vestito jeans, per lui la camicia è importante, c'ha il capello indietro, e voilà, ed è stupendo. Alessandro Gazzale è stupendo da vedere, è stupendo da sentire, è incazzato come una bestia, è un loser. È un film in cui ho sentito l'odore della pelle di Alessandro, ho sentito i suoi problemi, ho sentito il suo alcolismo, ho sentito tutto, come ho sentito il disagio mentale del personaggio che questo musicista sfigato incontra a un certo punto di questo bellissimo film, che è anche un po' americano nel senso di road movie, ma anche di fuga. Di due, lo vediamo intanto cinema americano, grazie alla geografia del loro paese, appunto si parlava di Rabbia Giovane, anche di Malik. C'è una fuga, c'è una voglia di scappare che in Sardegna forse riusciamo a capire di più perché è una regione molto poco raccontata dal cinema, anche in un certo senso molto poco vista. E quindi questo musicista sfigato, non vi dico come, incontra la ragazza madre problematica, interpretata benissimo da Francesca Niedda, che è un po' una Linda Fiorentino, è un po' anche una Jennifer Jason Leigh col dente marcio dei Kansas City di Robert Altman. Stupendo l'incontro di questi due, stupendi da vedere fisicamente proprio, e forse sì, ci sarà qualcosa tra loro. E anche le loro diverse sfortune, anche tutti i loro diversi errori che si incontrano, in modo tale da creare un momento che abbiamo visto in tanto cinema dei perdenti che scappano, che si uniscono e scappano, l'abbiamo visto, e c'è proprio quel sapore lì di grande cinema, di perdenti che scappano, si ritrovano e chissà che cosa succederà. Bellissimo film, Ovunque proteggimi di Bonifacio Angius. E stupenda il rapporto con la musica, bellissima l'idea, bellissima questa Sardegna, stupenda la fotografia. Dialoghi che passano appunto dalla durezza alla dolcezza in un attimo. Attori che ci comunicano moltissimo, moltissimo con i loro corpi. E è veramente un cinema di grande sapienza. E come non ho amato, ho trovato veramente molto brutto e deludente Ride di Mastandrea, trovo questa piccola gemma sarda, ma non è la prima volta che Angius ci fa sti scherzetti. È un regista molto molto talentuoso e imprevedibile. Ho trovato in questa gemma sarda veramente il sapore del cinema americano che amo. È buffo perché c'è tanta America,
o comunque c'è tanto fuori da noi, sia in Reed di Mastandrea, attraverso soprattutto il personaggio di Chiara Martegiani, che fisicamente questa attrice nostra sembra Hilary Swank, sembra Julia Roberts. Qui anche questi due meravigliosi, Gazzale e Niedda, mi hanno ricordato appunto Alfred Molina, Frank Silva, Linda Fiorentino, Jennifer Jason Leigh, cioè veramente un sapore del cinema hollywoodiano che amiamo, e dei corpi e dei miti del cinema degli Stati Uniti d'America. In questo film sardo tutto questo è rielaborato in modo veramente molto molto bello. Complimenti, ovunque proteggimi, Bonifacio Angius. Quanti refusi ci sono in questa videorecensione? 5. Ciao Bethesda, subscribe, be bad. Ciao Bethesda, subscribe, refusi, be bad.